La terza generazione è ancora più tecnologica e all'avanguardia. Di chi stiamo parlando? Della Skoda Fabia. Andiamo a provarla. È lunga 3,99 metri, con un passo di 2,47, che la rende spaziosissima all'interno ma compatta all'esterno quando si parcheggia. Pensate che è disponibile in ben 15 colorazioni, anche in versione bicolor. I cerchi arrivano fino a 18 pollici ed è presente anche la ricchissima variante Monte Carlo, come per alcune sue sorelle di più grandi dimensioni. Oltre 4 milioni di Fabia sono state vendute e si è imposta anche nello sport, vincendo il campionato Rally WRC2. Skoda Fabia utilizza l'ultimo pianale di casa Volkswagen che troviamo nella Polo. Ha subito un restyling nel frontale e nel posteriore con nuovi fari anche full LED. La griglia anteriore è ora più grintosa e la linea generale risulta più sportiva con tanti piccoli ritocchi. Gli interni sono stati modificati e sono più pregiati e comodi. L'infotainment ha adesso un display touch fino a 6,5 pollici ed include le funzionalità smartphone per Android ed Apple, il navigatore e la radio digitale. Registrandosi poi sulla app Skoda potrete avere anche la funzione di blocco e sblocco delle portiere e il rintracciamento vettura remoto. Le finiture sono molto curate e sono presenti tutti quei piccoli dettagli che fanno di Skoda il prodotto più versatile sul mercato. Volante in pelle, vani portaoggetti, ombrello sotto il sedile, presse USB anteriori e posteriori, riscaldamento dei sedili, tutti i finestrini elettrici che scendono con un solo tocco, l'illuminazione del bagagliaio dove una chicca è ad esempio il tappetino double face, con un lato in gomma e uno in moquette. A proposito di vano bagagli, qui non si scherza, la capacità è incredibile per il segmento, ben 330 litri che diventano 1150 a sedili abbattuti con anche il frazionamento 60-40 degli stessi. Come motore abbiamo un nuovissimo 1000 turbo benzina 3 cilindri da 60 o 110 cavalli. Tutti accreditati di consumi bassissimi, brio e silenziosità, abbinabili a cambi manuali a 5 rapporti o al collaudato DSG a doppia frizione automatico a 7 rapporti. I sistemi di sicurezza attivi di cui è dotata la Skoda Fabia sono targati Bosch, come la frenata automatica e l'anticollisione, l'avviso degli angoli ciechi e gli abbaglianti automatici, il front assistant e tutti i sistemi oramai di serie come ABS, controllo stabilità e trazione, sensore pressione pneumatici. La Fabia è semplice da guidare, morbidissima dei comandi e nel comfort e sa tenere bene la strada quando si affrontano le curve più impegnative. Se la cava benissimo in città e per le commissioni di tutti i giorni, dove lo spazio non manca, senza far rimpiangere le city car più piccole quando si parcheggia, anche grazie a tutti i sistemi elettronici come la retrocamera posteriore e i radar. Ma come va? In sintesi, questa Fabia è una vettura moderna e tecnologica, sicura ed estremamente affidabile. E dopo averla testata dentro il cuore di Prato, concludo la mia prova dicendovi che sono rimasto molto colpito della Skoda Fabia, perché è veramente ben equipaggiata ed offerta a un prezzo molto particolare. E tu cosa ne pensi? Facci sapere qui sotto nei commenti, metti un mi piace al video e non dimenticare di seguirci in tutti i nostri canali Lupi Auto. Alla prossima prova!